Cielo. Vicino e lontano vedo sempre il cielo. Ricordo. Lo stesso colore in fondo agli occhi tuoi. Io parlo. Parlo. E non so più niente, cioè più vado avanti e più non so niente. Mi sento una spugna che, che ripete discorsi, già fatti, sentiti. ma Che cosa vuol dire sapere? Cioè, come si fa a sapere del mondo? Cioè, come si fa? Io l'unica cosa che so fare è quella di raccontarmi, cioè di, proprio di parlarmi addosso, di parlare di me, sempre questo io, no? cioè proprio sempre questo io, questo io obeso. Cioè... Arrivo in questo posto che non conoscevo, chiudo la macchina, fermo la macchina e lui mi dice, sai che ti posso aiutare? Io dico, guarda, lascia perdere, ma fidati, ti posso aiutare, guarda, lascia perdere, cioè, mi hanno spappolato una gamba, peso 50 kg, ma noi perché non ti fidi? Fidati, io ti posso aiutare, guarda, lascia perdere, fidati, io ti posso aiutare, ma devi venire a casa mia. Dico sì, vabbè, adesso vado a casa sua. Stavo per dirgli di no, apro la bocca e gli dico, va bene, vengo, sai sì, quelle cose. Salgo, no, in realtà scendo, perché lui abitava in un seminterrato, c'era questa stanza un po' grande, c'erano le, le finestre in alto, un cucinotto, un tavolo, una branda. Lui mi dice, scusa, qual è la gamba? Io dico, è questa. Me la fai vedere? Dico, questa è la sinistra. Lui, ma me la fai vedere? Ti togli i pantaloni? Adesso mi tolgo i pantaloni. Niente, mi sono abbassato i pantaloni. Che poi sono io che mi fisso, che ho un rapporto con uno che vende le rose. C'è sta fissazione. Cioè, lui, lui sta lavorando. Voglio dire, se, se io vendessi l'enciclopedia porta a porta, no? Io arrivo a casa tua, ti busso. Buonasera, vuole comprare un'enciclopedia? Lui mi fa: No, grazie. E io: Va bene, vado. Ma se lui mi fa: No, grazie. Però come stai? Però come è andata oggi? Come puoi tu vivere ancora solo senza me? Se cioè, tu ascolti una canzone, pensi a quello che ti ricorda, intanto che pensi non la senti più. Ma che peccato! Nonsense. azione è così bella però se io parlo voi non la sentite c'è sempre questo parlare strade vuote c'è sempre questo parlare questo esistere attraverso il dire leggo il tuo nome ovunque quando ero piccola ci facevano fare il gioco del silenzio io dopo un minuto mi alzavo dal banco e dicevo sono stata zitta e niente avevo perso avevo parlato potete Potete chiudere gli occhi, per favore.